un mancino, ci sta tutto. Sono amici, sono ex colleghi di Senato, parlamentari di lunghissimo corso, ma che questa possa diventare strumento per fare polemica e bloccare l'inchiesta ne corre. Ora, non solo la Consulta sicuramente accoglierà, diciamo, perché c'è questo vuoto legislativo, perché che cosa solleva il Presidente della Repubblica? Dice: signori magistrati, vero, avete ragione, voi per procedere alla distruzione delle intercettazioni dovete fare quello che c'è scritto nel codice penale, però a me non piace, perché il Presidente della Repubblica deve essere coperto in qualche modo anche delle sue conversazioni private, per cui chiedo che questa distruzione avvenga senza la sbobbinatura, comunque che passi direttamente al giudice e il giudice ne ordini la distruzione senza che queste vengano svelate. E siccome manca proprio questa, c'è questo vuoto normativo, e allora lui lo sta facendo emergere. Però quello che manca sui giornali, sui dibattiti, eccetera, è quello che hanno fatto Mori, De Donno, Dell'Utri, Riina, Provenzano in quel periodo fra il 92 e il 93. Manca questo, perché vedete, si è spostato l'informazione e il mirino dei giornali e delle TV proprio su questo argomento, cioè in qualche modo mirare su altro e non sul fatto reale, cioè sul fatto penalmente e gravemente rilevante, che è la trattativa la vogliono spostare sul presidente, che può avere torto, ragione, eccetera. In ogni modo Napolitano, cioè, non c'entrava niente con la trattativa, non c'entra nulla di tutto ciò, ma spostano lì. E allora la cosa che mi chiedo è: chi è che manovra tutto ciò? Chi è che manovra, è lì in maniera coerente, l'informazione, facendo delle copertine che sono veramente da ricatto? Parli delle copertine di Panorama? Parlo della copertina di Panorama, parlo del fatto che stanno avvelenando il giornalismo, questo modo di fare, di trasportare il sentito dire, la diceria, con un titolo che è ricatto al presidente. Qui, se un ricatto c'è stato, è stato fra il 92 e il 93, ed è stato fatto allo Stato, è stato fatto da uomini che oggi siedono in Parlamento, come Dell'Utri, che continua a fare il senatore nel nostro Parlamento, che continua a essere un grande amico di un ex presidente del Consiglio, che si è sempre sottratto finché ha potuto davanti ai PM a spiegare questa sua situazione, e soltanto in ultimo ha finalmente accolto questa citazione, e nonostante ciò ha spiegato che per lui Dell'Utri è una brava persona, e che essere condannati per concorso esterno in associazione mafiosa non è nulla di rilevante, perché è un reato così, che è un reato di frequentazioni, non perché è mafioso. E allora mi chiedo, sono morte nel 92 magistrati, poliziotti, sono morte nel 93 persone innocenti, tutte perché c'è stata una trattativa, in qualche modo perché lo Stato si è offerto di trattare con i mafiosi hanno poi l'hanno presa molto sul serio questa offerta. Mi chiedo chi ha coperto quella trattativa, mi chiedo chi è stato a dire a quei due carabinieri, Mori e De Donno, andate avanti, mi chiedo chi è che ha mobilitato sul territorio una serie di altri investigatori a depistare anche le indagini della strage di Via D'Amelio, mi chiedo chi è che politicamente
ha manovrato, è stato il regista di questa grave situazione che oggi a 20 anni di distanza ci chiediamo ancora come è stato possibile. E mi chiedo com'è che a 20 anni di distanza molti politici, alcuni politici iniziano a ricordare ed altri invece non ricordano affatto. Mi chiedo che coerenza c'è in queste persone che dicono di combattere o di voler combattere le mafie, la mafia, con quella che è la loro azione poi personale, che è completamente opposta a quello che fanno. Il procuratore nazionale antimafia Grasso, commentando anche questo presunto scoop di Panorama con queste presunte ricostruzioni delle telefonate fra Napolitano e Mancino, peraltro smentite anche dai giudici, mi pare, della Procura di Palermo, ha parlato di menti raffinatissime, usando fra l'altro un'espressione utilizzata anche da Falcone molti anni prima. Quali possono essere queste menti raffinatissime? Beh, Grasso faceva riferimento, è vero, a quella affermazione che Giovanni Falcone diede all'indomani del fallito attentato alla Daura che lo riguardava, ma faceva riferimento a menti raffinatissime che non erano con nome e cognome, erano a un sistema di potere, a un gruppo di potere che in quel momento gestiva le cose. Cioè Falcone, se avesse saputo il nome, così come adesso anche Piero Grasso, se avesse saputo il nome della mente raffinatissima, avrebbe avviato un procedimento penale, perché erano magistrati, avevano l'azione, l'obbligatorietà dell'azione penale. E fanno riferimento a questo gruppo, a questi apparati. Per cui oggi è mente raffinatissima, perché guardate, non c'è quel pezzo lì che ha fatto Panorama, adesso voi tu sei dell'Espresso, se sei un concorrente, no, quel pezzo lì molti giornalisti italiani avrebbero potuto scrivere per il proprio giornale, per tutto quello che si ascoltava o si raccoglieva nei corridoi eccetera di indiscrezioni, vocerie, cioè, non c'è nulla di concreto. È stato fatto, è stato utilizzato uno strumento giornalistico per lanciare un piccolo messaggio. Sono state utilizzate delle dicerie, delle voci per mettere su una cosa che purtroppo non c'è nulla di concreto. Se avessero avuto qualcosa di concreto avrebbero iniziato a dire quante sono le telefonate fra Mancino e Napolitano, che non lo sa nessuno. Non lo sa semplicemente nessuno, quella cosa lì, purtroppo, cioè, da come la vedo io, ha un duplice aspetto. Uno, screditare ancora di più l'immagine non proprio di Napolitano, ma come di Presidenza della Repubblica. Due, quella di buttare ancora di più fango su chi indaga sulla trattativa, cioè sui PM. Perché queste cose sono uscite, perché sono delle intercettazioni, queste intercettazioni sono chiuse in un armadio, non sono nemmeno state sbobinate, sono dentro un file. Dice, allora siete voi magistrati che l'avete fatto, per cui screditare anche questo apparato, quell'apparato che fino ad oggi sta cercando di tirar fuori quello che si può da una trattativa. Quella è il vero obiettivo, la trattativa. Per cui le menti raffinatissime ci sono, e io penso che se Grasso, diciamo, ne conoscesse l'identità e il nome, li avrebbe già denunciati, avrebbe già fatto aprire un procedimento, però penso che si riferisse più e si riferisce più a questo apparato più che a una singola persona. Senti, parliamo un attimo di questo libro. Qui c'è la foto di Bernardo Provenzano in diversi momenti della sua vita. Lui è stato tante cose, è stato un assassino terribile, uno dei principali responsabili della mattanza della guerra di mafia degli anni Ottanta con un migliaio di morti, poi è stato forse il regista di questa grande trattativa fra Stato e mafia,
E poi al momento dell'arresto era così ed era un vecchietto che si nascondeva e che campava con una dieta di cicoria e di ricotta. Quante cose insieme? Chi era veramente Bernardo Provenzano? Bernardo Provenzano è l'uomo che, vedete, è il vecchietto e poi l'immagine che te lo trasforma, sembra trasformarlo in un innocuo anziano, con la dentiera, il pannolone. Bernardo Provenzano è la mente che nel 92-93 fa la trattativa. È la mente della mafia che riesce a circondarsi di consulenti e riesce a entrare in borsa, riesce a trasformare quella mafia sanguinaria di Totò Riina in una mafia imprenditrice, in una mafia che investe, ha investito, in una mafia che, con nome e cognome, come la raccontiamo, è riuscita a portare propri uomini in Parlamento. Sono riusciti a portare onorevoli e senatori in Parlamento, tutti uomini di Bernardo Provenzano, perché ha capito che la democrazia, gli affari, i finanziamenti si gestiscono così e non con la forza delle armi, perché sanno bene, l'hanno visto con le stragi, quella che era stata l'azione di Totò Riina, cioè quella forza distruttiva, che quello porta a una repressione, porta veramente a far incazzare lo Stato e annientarti. Siccome la mafia è mafia proprio perché va a braccetto con la politica, altrimenti sarebbe gangsterismo, sarebbe camorra, non per disprezzare la camorra, ma perché la mafia ha un suo vertice, una sua organizzazione e ha una sua mente, che è questa appunto di Provenzano, tanto che è riuscito a inquinare un Parlamento, quel mio Parlamento del mio paese, che fa le leggi per me, per voi e per i miei figli. E allora a questo punto quell'immagine del vecchietto, l'11 aprile 2006, finalmente si svelò al mondo, perché per 42 anni di Bernardo Provenzano non si aveva traccia alcuna, né di alcuna fotografia. Sapevamo che era vivo, addirittura per farsi operare la prostata era riuscito ad arrivare per due volte a Marsiglia, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico, e lì i magistrati avevano recuperato il DNA e avevano avuto la prova dell'esistenza in vita di Provenzano. Provenzano è questo, una grande intelligenza, un grande uomo d'affari purtroppo, che è riuscito a traghettare le armi alla politica, a traghettare la mafia da sanguinaria in imprenditrice, ed è riuscita a inquinare il mio mondo, il vostro mondo, a fregarci, e continua ancora oggi purtroppo a fregarci. Tu nel libro riporti anche una frase, una dichiarazione di Buscetta rilasciata nel 1999, quindi più di 20 anni fa. Dice Buscetta: la mafia che io ho conosciuto non tornerà più. Di Cosa Nostra faranno parte uomini con grandi uffici e centinaia di impiegati. Sotto sotto anche loro agiranno come Cosa Nostra. Saranno molto rispettati e riveriti. Era un preveggente Buscetta? Era un uomo di mondo, era un uomo che conosceva bene la mafia, ma conosceva anche bene l'imprenditoria e la società civile. Forse era uno che proiettava e ha proiettato anche le sue azioni, diciamo, per molti anni in avanti. Infatti non a caso, cioè nelle sue, per anni, nelle sue prime dichiarazioni a Giovanni Falcone, si limitò a raccontare i fatti fra mafia e politica, perché disse proprio a Falcone che quello non era il momento, perché lo Stato non era pronto a processare se stesso e che c'erano ancora molte cose da superare. E allora era un uomo che conosceva, vedete, i mafiosi conoscono sempre il futuro, così come conoscono bene il fatto che durante le campagne elettorali all'ultimo momento si piazzano e appoggiano il candidato, e
il candidato che appoggiano vince sempre, non perché la mafia sposti grandissimi voti, ma perché la